Grazie mille. Allora, prima di dare un attimo la parola al nostro dottor Amici, voglio intervenire perché questa esperienza che ha avuto Eovetti, professor Vetti, sugli emoderivati, oggi la stiamo vivendo sul discorso vaccinale. Non è il contesto vaccino che è preoccupante, è tutto ciò che è intorno. Ti do alcuni dati, ovviamente tu non avrai approfondito perché ce n'hai già tanto, sta scrivendo un altro libro, amico Elio, però l'ho fatto io perché me l'ha insegnato tu, quindi ho approfondito la tematica, ho analizzato le normative, le inchieste, e quindi voglio fare un cenno anche alla luce di un'altra inchiesta giornalistica recente di 4 giorni della giornalista Giulia Innocenzi. Ti faccio prima una premessa, questo è Millennium, ha fatto anche un'inchiesta su giornalistica. A un certo punto dice, facendo vedere una foto, e fa vedere questa foto di Sabin. Il polacco Albert Sabin, quindi parliamo del vaccino Sabin, trova il vaccino orale contro la poliomielite e si rifiuta di implementare la sua scoperta, nonostante le pressioni dell'industria farmaceutica. Disse che questo era il suo regalo a tutti i bambini del mondo. È morto nel 93. Chi invece non ha resistito ai soldi, leciti e legittimi, dice, di cliniche private e industrie di medicinali, è il partito NCD, della ministra Lorenzin e del capo Alfano. Questo l'ha scritto il giornalista del Fatto Quotidiano. In questa bellissima inchiesta fa vedere un po' i paesi dove non vige l'obbligo, vige la libertà di scelta, il consulto con il medico per la necessità effettiva di ciò che su cui si deve intervenire. Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Regno Unito. Non esiste nessuna concezione. È un confronto famiglia-medico. Lettonia, Bulgaria, Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia. Ci hanno detto 9 e gli 11 vaccini, noi siamo quasi in record. E poi abbiamo la Francia, 3. Sono i 3, la Francia. Da dove nasce? La Francia. 3. 3, che sono tetano, difterite e polio, perché noi quando erano 4 fino all'aprile, il 4, anche la partita B, era diventato obbligatorio da De Lorenzo, tu l'avrai conosciuto penso, a seguito di una tangente passata in giudicato per renderlo obbligatorio l'antipartita B. E gli amici medici, quelli adesso rari, quelli onesti che radiano, dicono l'antipartita B a 60 giorni è inutile farlo perché a meno che non c'è una necessità, se non si adegui alla prostituzione o alla tossicodipendenza, perché si parla di trasfusione di sangue e contatto sessuale. Quindi dice, va visto caso per caso, non si può sparare così. Dici, medici onesti con il casellario giudiziario immacolato di 35-40 anni di servizio che solo per criticare il corpus attuale vengono radiati in largo, in tempo largo. De Lorenzo, il dottor Massone, la Briga Santa Rita, condannati da saluto in giudicato, non sono stati radiati. Questo sta succedendo in questo paese. Ti dico di più, ma com'è nato questo? Nel 2014 abbiamo un governo non eletto. Si prende una gestione sanitaria importante per il nostro paese che riguarda milioni di famiglie, quindi si dovrebbe aprire una discussione del paese proprio col corpus medico, col corpus giuridico, ma anche le famiglie. E invece nel 2014 il ministro Beatrice Lorenzin insieme a Pecorelli, il dottor Pecorelli, presidente dell'AIFA, quindi il massimo ente di controllo, no? Dottor Guerra e dottor Ricciardi sono andati da Obama negli Stati Uniti. E il paese più corrotto d'Europa, Transparency International, l'hai insegnato tu, prende lo scettro di capofila per la pratica vaccinale a livello mondiale. Oh, siamo così bravi, va bene. A un certo punto, un anno dopo, quindi si avvia questa pratica, questa procedura tecnico-politico-amministrativa. Il 27 ottobre 2015, un tuo collega, il dottor De Michele, Vittorio De Michele, epidemiologo, direttore della sanità piemontese, quindi uno che approva la pratica vaccinale, a un certo punto scrive sul Sole 24 Ore, te lo leggo testualmente, se qualche volta le autorità sanitarie rispondessero di no a ciò che l'industria propone, ci guadagnerebbero in credibilità. E poi ribadisce, non è possibile che un'istituzione
istituzione come la nostra, medica, sanitaria, faccia il copia e incolla del piano vaccinale del calendario proposto dalle farmaceutiche. Qui ci ha detto testualmente il copia e incolla. Diamo adito alle famiglie, quelle che vengono definite Novax, di dare al complotto. Allora ci vuole, dice il dottor De Micheli, presidente della Sanità Piemontese, ci vuole cura di trasparenza contro la teoria del complotto. Parliamo del 27 ottobre. Il professore, il presidente Alfa e Borelli, il dottor Guerra e il dottor Ricciardi, due o tre giorni dopo, pubblicano sulle 24 ore una loro risposta. Querelleremo il dottor De Micheli perché ci ha calunniati, perché quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto per il benessere dei cittadini in totale trasparenza e indipendenza. L'hanno firmato. Pronte iniziative giudiziarie contro gravissime falle. Parliamo quindi del principale quotidiano economico d'Italia. 26 il 30 ottobre. Un mese dopo, quindi dopo lo correrono, il dottor De Micheli intanto, anzi subito dopo lascerà, si dimetterà perché ha avuto un po' di problemi, però un mese dopo da questa dichiarazione su Sole 24 Ore, su Sole 24 Ore, il presidente AFA viene sospeso. Il presidente dell'AFA, per troppi conflitti di interesse, e la presidente anche di un'associazione che veniva finanziata dalle case farmaceutiche, produttrici di vaccini. Come ci si può affidare un'istituzione che non è trasparente? Ma non finisce qui. Poi un giornalista tira fuori il pubblico del dottor Guerra, un altro dirigente a livello nazionale, della Sanità Nazionale, ed era stato membro della Glaxo, membro del consiglio di amministrazione della Glaxo Midquarie. Per la messa in contatti dirigenti ci sono in Italia, ma proprio quello che è stato membro della Glaxo Midquarie? Va bene. C'era anche questo dottor Ricciardi, quello che ha scritto questo piano vaccinale. L'altro giorno esce la notizia, anche sul Fatto Quotidiano, di questa giornalista, che quest'altro Massimo Nigota della Sanità, istituzionale della Sanità, è stato anche promosso in Europa, e in Europa ha presentato la dichiarazione propria dei propri lavori con l'industria farmaceutica, perché in Europa è obbligatorio, in Italia no. Vai a vedere, c'ho qui anche il documento, che sono andato nel sito istituzionale, aveva collaborato con tutte le industrie farmaceutiche proprio nell'ambito vaccinale. 2012 Melalini, per il vaccino Fosimo, per il BCV13, per la Prolia, per la Prevna, per la Lucentis, Gardasil, Sinfoflex, per tutti. Però, grave, quando ho preso il carnitario non avevo mostrato questo documento, è stato costretto in Europa. Quindi, come fanno delle famiglie quando non c'è trasparenza, quando non c'è chiarezza, quando c'è violenza, perché quei medici, quei tuoi colleghi che dicono fermatevi, l'ha detto anche Montagnier, l'ha citato prima, ha detto anche un premio del Montagnier, in Italia state esagerando, tutti coloro, ed è stato, gli è stato dato del rifiuta, dice non è invecchiato, è invecchiato troppo, non capisce più, così è stato detto Montagnier. Ti dico di più, guarda la similitudine con il discorso degli immunodivati. Quando ci sono, la legge 210/92 prevede che, lo dice la legge, oltre alla Convenzione di Oviedo ratificata con la legge 146/2001, che i genitori devono essere detti i benefici e i rischi. La legge, cioè il medico, nel rapporto paritario con il paziente, deve spiegare quali sono i benefici e quali sono i rischi. Questo ovvio non viene mai fatto. Vengono detti solo i benefici, vengono completamente celati, nascosti, non dichiarati i rischi. Che ti dico io? Come è possibile nascondere? Tu, noi sappiamo che tutti i farmaci comunque sono accompagnati da un foglietto illustrativo. Quindi la legge dice che il medico deve dare tutte le informazioni corrette al paziente. Ma lo dice anche l'industria farmaceutica quando manda i vaccini, perché c'è il foglietto illustrativo. Dice: conservi questo foglio, potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei, non lo dia mai ad altri. E poi dà tutta una serie di indicazioni per se possono essere maggiori, correttamente, comune, non comune. Si rivolge a un medico, questo parliamo del MPR, morbillo parotite e rosolia, si rivolge a un medico, un farmacista, prima di ricevere primi segni, ha disturbo del sistema nervoso centrale o storia di convulsioni, o in caso di febbre alta a seguito della vaccinazione, lì ha avuto una reazione allergica grave alle proteine,
Ora, come si può sapere se ho perlomeno, insomma, mia assoluta è la proteina, ma proponete un principio di precauzione, di verifica prima di sottoporsi a questo trattamento. Ma se non viene detto ai genitori, perché una mamma che ha un figlio nato sano e poi è stato rovinato subito dove è stato male, diventa distrutto dopo la malattia vaccinale. E poi ti dico anche una cosa sul battesimo. Ma se questo non viene detto ai genitori, come fanno a sapere i genitori? Ieri c'è stata la testimonianza di una mamma che dopo che si aveva fatto tutti i vaccini al figlio da piccolo, è arrivata a 5 anni, gliela aveva rifatti, non gli era stato detto niente, è stato 2 giorni dopo che cominciato a stare male il bambino, l'hanno tenuto un mese a casa con la febbre, 3 antibiotici diversi, è diventato antibiotico resistente. L'hanno portato in ospedale e hanno scontato la malattia di Kawasaki. Tu mi hai sentito parlare prima di malattia di Kawasaki? Dice una malattia recente, nuova, non conosciuta ancora. Ora, se questi genitori fossero stati almeno avvisati, non avrebbero messo a rischio di stare rischiando di matrimonio di per un mese, sarebbero corsi tutta una settimana. Quindi la trasparenza e la chiarezza delle informazioni. Ma ti dico di più, c'è il decreto 30 aprile 2015 che dice che tutto il corpo sanitario no, ci ha dato un lavoro specifico. In caso di reazione avversa, la sospetta reazione avversa deve essere segnalata entro 36 ore. Bene, questi genitori, quando poi si trovano all'ospedale, la ministra del dico, guardate, mio figlio stava bene, ho fatto anche la visita medica 2 giorni prima, l'ho portato lì che stava sano, può succedere fuori la reazione avversa, è sempre un fango, giusto, ci può essere, no? Viene negata a prescindere, quindi non vengono segnalate le sospette reazioni avverse. Quindi la bronchite, dove c'è scritto poco comune, probabilmente è molto comune. E questo è gravissimo. Il fatto anche di non dichiarare le sospette reazioni avverse. Quindi purtroppo c'è, caro amico Evo, un'opacità dietro questa storia, che secondo me prima o poi scrivere un altro libro. Purtroppo. Ti dico un'altra cosa. La Lorenzina, a parte i 200 morti in Inghilterra inesistenti, l'hanno dovuto chiamare da loro perché guarda, sta dicendo bugie, che non è vero che ci sono stati 200 morti di morbillo in Inghilterra, ce n'è stato uno in 2 anni, prima di tutto. A parte l'epidemia Gata, anche lì, che non era vero, l'altra fake news. Ma la cosa grave è che è stato detto da tutti i media che è sicuro come il casco. Sicuro significa che è sicuro, tu lo fai, vai tranquillo, che c'è un caso su 1 milione. Quando noi associazioni chiedevamo i dati delle poche reazioni avverse segnalate, non venivano dati. Cioè parliamo di trasparenza della legge del 4190, il Freedom of Information Act, quello più recente, non venivano dati. Sai quando sono usciti fuori i dati? Quando viene chiesta la Procura della Repubblica. Questa è la lettera di risposta alla Procura della Repubblica. 22.000 casi in 3 anni. Come possiamo dire? Le famiglie come possono fidarsi? Come possiamo fidarci dei cittadini? Quando c'è la sentenza di Milano, quindi di un giudice che ha sentenziato un bambino di età autistico dopo il vaccino, come l'ha fatta la sentenza? Perché si è riuscita ad avere le carte riservate nelle quali c'era scritto dell'industria farmaceutica, nei trial hanno riscontrato quasi per 4 casi di autismo. Senti questo, poi ti faccio vedere anche la sentenza, nel 2014. Quando il giudice l'ha chiamato, ma qui avete 4 casi, sì, sì, è vero, ma non l'avete comunicata all'AIFA? Sì, è vero. Il bambino è stato indennizzato. Ha avuto ragione, causa autismo perché la casa farmaceutica non aveva comunicato all'allora presidente AIFA che c'erano stati questi 4 specifici fatti durante il trial. E cosa ha fatto il presidente AIFA? Cioè, se tu fossi il presidente AIFA e venissi a conoscenza di 4 casi, quindi nascosti, cosa faresti? Bloccheresti di nuovo tutto? Prima che avresti la farmaceutica perché avresti a rispondere nei siti giudiziari, non è successo niente. E come veniamo derivati? Chi sta a pagare tutti questi danni indennizzati che sono quasi 1000? Noi. La farmaceutica non paga mai. Prende e basta. Questo è vergognoso. Non si può più andare, ecco perché la nostra battaglia è di non contro, ma di trasparenza, chiarezza di informazione e di legalità. Su questo non ci battiamo. Purtroppo abbiamo tutti i propri elementi, poi ti faccio un fascicolo e te lo scrivo anche così. Un attimo quando c'è tempo potrai anche leggere i documenti, tutto documentato su questo, perché la corruzione purtroppo stanno riflettendo i tuoi colleghi della Prima Repubblica, erano dei monumenti rispetto a questo, dei monumenti. Quindi andiamo avanti, adesso faremo in corso anche la Corte Costituzionale, perché quello che ha fatto Regione Veneto era soltanto su un conflitto di attribuzione tra le regioni. Qui ci sono proprio delle violazioni costituzionali, perché non puoi imporre un trattamento se c'è un rischio. Se non c'è un rischio sì, ma nel momento in cui c'è il rischio non lo puoi, non dice l'articolo 32 della Costituzione,
non può essere imposto trattamento sanitario se non per legge, salvo e non va mai violata la dignità dell'umano. Quindi nel momento in cui c'è un rischio, c'è il rischio di violazione, tant'è che c'è anche una sentenza del 90 della Corte Costituzionale dove dice la salute del singolo non può essere compromessa per la collettività. Quindi abbiamo tutta una serie. Anzi, l'articolo 594, sempre della Costituzione, dice che possono essere anche eventualmente disobbligatori, ma devono essere fatte delle analisi prevaccinali a tutela della dignità, per ridurre il rischio. Nella legge Lorenzin non c'è analisi. Nella legge Lorenzin non c'è una visita di una analisi anticorpale per vedere se effettivamente ha sviluppato l'immunità. Cioè solo comprate e pompate. Non va bene. Ti premetto che non hanno fatto la spesa di 300 milioni, da quest'anno 720 milioni. Ha detto il dottor Benichini. Quindi ecco perché facciamo tutti insieme questa, per noi come condivido di me, Ventre è stato il mio mentore, da lui imparo tantissimo. Noi dobbiamo, e non dobbiamo limitarci al discorso vaccino e derivati. Il discorso della corruzione in questo paese è ci stiamo andando a sbattere, ci stiamo andando a fare male. Perché anche i risparmiatori che sono stati truffati dalle banche, anche lì parliamo di un sistema collettivo di mancanza di controllo, vero? Quindi ci sta, ma la corruzione in questo paese ci sta devastando, quindi dobbiamo partecipare in tutte quelle iniziative, anche quelle che fa il dottor Amici, quando parla di atti concreti, diretti, comunali, regionali, per ottenere trasparenza e dati. Quindi lascio la parola a Fabio, e Mirko ci lascia, grazie Mirko, anche lui di parte, grazie.